una mostra a cui tengo, a cui tenevo, anzi, perché ormai adesso la mostra c'è e sono felice, una mostra a cui tenevo molto e da molto tempo, perché è da molto tempo che nei miei occhi c'è il lavoro di Daniela. E il lavoro di Daniela è un lavoro severo, un lavoro di grande attenzione. È un artista con la maiuscola, è una che ha le carte veramente. E la forza dei suoi quadri è in questo continuo appello alla classicità, che si vede, lì c'è un ritratto, si chiama ritratto pre-raffaelita, non a caso, alle mie spalle c'è questa Madonna, quindi c'è il tentativo, c'è sicuramente ad esempio l'appello a grandi nomi come quello di Caravaggio nella gestione delle luci, c'è il richiamo di certa arte del Rinascimento, ma al contempo c'è anche qualcosa che appartiene alla tradizione novecentista, di Novecento italiano, quindi del realismo più vicino a noi. La sua grandezza è nel riuscire a coniugare la figuratività, perché questi sono tutti quadri figurativi, quindi tradizionali da questo punto di vista, con una veemenza, una violenza e una forza che invece va totalmente al di là, che prende a pieni mani dall'arte del pieno Novecento. Rosa Postumo, perché sostanzialmente nei suoi lavori c'è questa continua tentativo di rappresentare il femminile, però è un rosa sporcato, è una femminilità che è sempre macchiata da un'ombra oscura, e infatti, come si vede nei quadri di Daniela, la pittrice insiste sempre sul brutto, sulla deformazione del suo stesso viso, sulla deformazione della bellezza femminile, pur mettendola in mostra. Là c'è ad esempio un quadro con un seno in evidenza. Però l'idea appunto è quella di un rosa che non c'è più, ecco perché è postumo. E per rosa si intende, per antonomasia, il femminile, la femminilità tradizionalmente intesa non c'è in questi quadri, ma lei la ricerca. È uno struggimento continuo, perché il rosa è presente ovunque, è presente nei cessi famosi della Benedetti, è presente nei ritratti, è un rosa a cui tende, è il ricordo di una bellezza che non c'è più. Ecco, io direi questo, per questo ho intitolato la mostra Rosa Postumo.